Straordinario evento musicale a Chioggia. Protagonista il maestro Matteo Fedeli, conosciuto come l'uomo degli Stradivari, perché da tempo si è posto l'obiettivo di far assaporare la musicalità di questi preziosi strumenti a tutti e rendere così popolare quella musica denominata classica, erroneamente pensata gradevole esclusivamente a un pubblico raffinato. La scelta dell'esibizione in cattedrale, inoltre, nella prospettiva degli organizzatori del concerto, ha anche lo scopo di esprimere pubblicamente, in una società oppressa dalla violenza, l'anelito di pace sopito in ogni persona che apprezza la vita, usando l'unico strumento in grado di superare qualsiasi barriera e intenerire il cuore. È un'iniziativa nata dalla convergenza di due combinazioni assolutamente favorevoli. Quella della conoscenza occasionale del maestro Matteo Fedeli, persona che vanta una notorietà a livello internazionale nel rapporto con il violino, della sua orchestra che ha organizzato lui stesso secondo delle capacità specifiche e particolari, e del fatto che alcuni amici, in particolare un imprenditore che lo ha conosciuto e lo ha frequentato, Luciano Cucco, ci ha consentito di avvicinare. La Fondazione Santi Felice Fortunato e l'Associazione Chioggia Arte e Cultura hanno colto l'occasione per riuscire a portare a Chioggia un evento che sicuramente ha i connotati di una assoluta importanza e particolarità per la specificità che propone. È un'occasione per dare anche un particolare significato a questo evento. È un momento in cui la violenza sta connotando la nostra quotidianità in modo assolutamente condizionante, e vogliamo pensare che la proposta di un momento in cui vengono a mancare le parole e deve subentrare un linguaggio più universale, che è quello dell'arte, possa coniugarsi con questa occasione in modo assolutamente ideale. Speriamo in un apprezzamento, in un successo che dia conto di quanto è possibile avere modo di rivalutare occasioni come questa, che a Chioggia devono diventare importanti e ripetersi. Il motivo per cui abbiamo voluto dare un significato particolare a questo evento è stato determinato dal fatto che pensare all'arte come fenomeno fine a se stesso non rende giustizia al senso profondo che il linguaggio universale dell'arte propone. L'umanità, le collettività devono apprezzare il patrimonio artistico in tutte le sue forme, della musica, della pittura, dell'arte, della scultura, dell'architettura, eccetera, quale segnale di globalizzazione che costituisce un percorso ideale sul quale far crescere un progetto di pace e di serenità complessiva. Il Duomo di Chioggia è stato scelto come location ideale per un evento coniugato in questi termini. Un segnale di pace, un segnale di serenità, un segnale di contrasto a tutte le forme di violenza non poteva trovare una sede più consona ed ideale rispetto a quella che la Diocesi di Chioggia ci hanno messo a disposizione. Una manifestazione artistica ospitata in cattedrale è una scelta insolita o una prassi? È una cosa in parte insolita e in parte solita, nel senso che questi nostri edifici sono nati per il culto, ma si prestano anche per tante espressioni delle buone attività umane, quello che è la produzione dello spirito. Qualche volta si dice, che è una battuta, che la religione divide e la musica unisce. Beh, se sono condotte male o bene, hanno tutte e due questa finalità. Dunque, sono cose dignitose,
nate da una tradizione anche di cultura cristiana, dove si è espresso l'animo umano, e occasioni come queste, ecco, Chioggia è anche una città turistica, non avrebbe tanti altri ambienti, ecco, di queste capacità e anche di questa acustica, quindi siamo ben contenti di usufruire anche di questi ambienti per questi eventi straordinari e culturali. È importante anche il fatto che persone autorevoli della società civile propendono a scegliere questi luoghi per affermare i valori, anche a prescindere dall'aspetto religioso. Sì, certamente ci si accorge che l'arte cristiana, il bello, ha prodotto non soltanto devozionismi o chiusure mentali, ma ha prodotto proprio quel bello, quel vero, quel buono, dove si vede che la bellezza nasce dallo spirito, la bellezza autentica, e quindi siamo ben contenti che quando viene richiesto nelle forme appunto riconosciute, lecite, insomma, rispettose, si possa avere questa collaborazione. Teniamo conto anche di questo. Una notevole quantità dell'8 per mille che i cattolici danno per le varie attività sono caritative, ma anche sono culturali. Non saremo più noi in grado da soli tenere in piedi monumenti come questi, che sono prodotti di un millennio almeno di storia, e quindi si sa che anche questi contributi ritornano poi e danno la possibilità di usufruire a tutti senza esclusioni, a meno che non ci siano intenti di contraddizione, di poter usare di questi beni prodotti dell'intelligenza, della passione, della religione e della cultura umana. Maestro Matteo Fedeli, come è arrivato a Chioggia? Ma Chioggia è un contatto bellissimo che nasce tra l'altro dall'America, da New York. Ho conosciuto delle persone fantastiche che insomma, mi hanno portato qui a Chioggia per un evento. Quindi è nata l'idea di organizzare una serata musicale che via via è cresciuta sempre di più. Quindi da un'idea iniziale di un gruppo, diciamo, di recital, quindi per violino e pianoforte, questa idea è divenuta sempre più forte e ha coinvolto tutta la città, tant'è vero che siamo appunto in questo fantastico Duomo di Chioggia, e con me insieme ci sarà l'Orchestra d'Archi, quindi saremo 18 elementi per un concerto stupendo. Questa sera assumete un compito impegnativo, siete praticamente investiti del ruolo di ambasciatori di pace. Pensa che la musica possa assolvere a questa missione? Beh, decisamente la musica è un linguaggio universale, quindi che va oltre i confini, va e parla un po', diciamo, a tutte le persone, quindi è un linguaggio che permette di parlare al cuore delle persone, far vivere emozioni, e quindi credo che sia ottimo come veicolo, quindi come modo di comunicare, soprattutto di esprimere e far vivere un'emozione alle persone. Questo crea una sorta di sinergia, un'unione e un'energia che appunto è in grado di espandersi e raggiungere tutti quanti, popoli e culture diverse. Ci sono diversi ragazzi nell'orchestra e ciò è abbastanza insolito. Dobbiamo dedurre che la vostra è musica per giovani? L'orchestra, allora, c'è una parte dell'orchestra che è, diciamo, la gran parte, che ormai suona insieme da 20 anni, e recentemente ha costituito questa organizzazione Solo d'Archi, di cui appunto il Solo d'Archi Ensemble è la parte musicale, e abbiamo unito dei giovani studenti agli ultimi anni di conservatorio, perché siamo convinti che sia un modo per comunque scambiare diciamo, la cultura, l'esperienza maturata in questi anni, e poi dare la possibilità ai giovani di accedere ad un palcoscenico, quindi non solamente attraverso la teoria ma con la pratica, quindi non solo il concerto ma
un concerto inserito in una stagione musicale, un concerto importante dove interverranno tante persone. Questo dà ai giovani l'opportunità di vivere l'emozione proprio della performance, e questo credo sia indispensabile per dare vigore proprio anche al loro studio, cioè così vedono che i loro sforzi, le loro fatiche, visto che sono poi giovani scelti per le loro abilità, ecco, vengono premiati anche con degli appuntamenti importanti. Diceva di aver incontrato gli organizzatori a New York, ma secondo lei in Italia c'è spazio per attività come la sua? Beh, bisogna ritagliarselo, devo dire che ci sono tante persone amanti della musica, amanti del bello e della cultura, bisogna incontrarle. Io devo dire che qui con il carissimo Luciano Cucco e poi con l'avvocato Grasso ho trovato delle persone appunto che hanno messo insieme tutte le loro conoscenze per fare qualcosa di straordinario. Questo è un bene, è una cosa stupenda, e quindi ci sono le possibilità, bisogna saperle scegliere e saperle cogliere.